Vorrei essere breve per presentarvi l'ultimo audiolibro che ho postato, cioè di Radwan Nassar, Un bicchiere di rabbia. Non conoscevo né l'autore né il titolo, ad essere onesto, fino a 2 giorni fa. E come ci sono arrivato? Ascoltando per caso uno youtuber che recensiva alcuni libri. In questo caso recensiva dei libri e autori non trash, ma che lui evita come la peste. Insomma, non gli piacciono. Ne citava, mi pare, una decina, tra i quali citava anche autori che invece a me piacciono e di cui ho anche letto qualcosa, per esempio della Marguerite Duras. Ma a lui non piacciono. Incuriosendomi rispetto a questo titolo e a questo autore che non avevo neanche mai sentito nominare, infatti ha scritto molto poco perché leggevo che insomma ha scritto mi pare una cosa o due e poi si è rimesso a fare altro, insomma vive in Brasile ed è nato in Libano. Lui definiva questo libro, insomma definiva, diceva che non gli piaceva perché è un libro artefatto e costruito, pensa lui. Come se un libro in qualche modo non dovesse essere costruito, come dire, solo il risultato di una lame vitale che parte, che viaggia per conto suo, insomma, senza che ci sia un'opera di costruzione, ma forse lui non intendeva questo, insomma. È solo che la costruzione, insomma, no, lo stile, il modo di dire, insomma, pare che sia un elemento importante, forse deve essere anche costruito un libro, insomma. Insomma, ci sono vari elementi di giudizio. Poi a lui non piacevano anche altri libri che a me piacciono, tipo quello della Duras, che ho appena anche questo postato come audiolibro, L'amante, immaginando che quello che non piaceva a lui poteva piacere a me, perché evidentemente abbiamo dei criteri diversi, insomma, di giudizio, di apprezzamento rispetto ai libri, mi è venuta voglia anche di arrivare a questo libro, no? Ho cercato di vedere in rete, soprattutto se riuscivo a trovarlo da qualche parte in PDF, un libricino piccolo, ma in rete ho soltanto trovato la copertina, ho soltanto trovato l'editore, pochissimo si dice, e non c'era nessuna copia che fosse possibile scaricare in qualche modo. E neanche si trovava una versione in audiolibro, in ebook. Siccome è un libro di oltre una decina di anni fa, per la verità è stato scritto ancora negli anni 70 e poi è stato pubblicato soltanto più avanti, pubblicato dall'Einaudi, ma comunque pensato e scritto negli anni 70, immaginavo fosse difficile anche trovarlo in libreria, non avevo neanche voglia di girare tanto per andare in libreria. E allora pensavo di trovarlo in biblioteca e allora ho guardato, insomma, sul circolo bibliotecario di Padova, dove poteva essere, se c'era nella mia biblioteca questo titolo o dove potevo trovarlo, come potevo farmelo arrivare. L'unica biblioteca che aveva una copia di questo libro, ed esisteva una copia in un'unica biblioteca, era quella di un piccolo comune di Padova, di 4.000 abitanti, che si chiama Veggiano, che io conosco perché ci passo spesso davanti, vedo i cartelli nella strada che porta da Padova a Vicenza. Soltanto che non avevo mai visto il centro, pur abitandoci abbastanza vicino, non avevo mai visto il centro di questo paese, per cui non immaginavo che fosse una specie di luogo lungo la strada, magari una frazione di un comune vicino. E invece ho scoperto che era un comune, ma non l'ho scoperto subito. Ho preso l'automobile e sono andato in questo paesino. Ci sono arrivato abbastanza facilmente, per la verità, insomma, col navigatore. E sono arrivato anche subito alla biblioteca, dove c'è stata questa signora gentilissima che mi ha subito trovato il libro che chiedevo, insomma, e mi sono portato a casa quest'unica copia, Un bicchiere di rabbia, insomma, la rabbia fa
È un sentimento interessante in letteratura, insomma, no, è una cosa che veniva espressa, ma poi veniva anche recensito, pochissimo per la verità, come un qualcosa che aveva un che di molto erotico e di molto rabbioso, insomma, cioè una dimensione di coppia, insomma, no? Con un'atmosfera di dramma, di rivendicazione, di rabbia. E soprattutto come un lungo monologo. E a me leggere i monologhi piace, piace molto. Insomma, è difficile poi trovare dei monologhi interessanti, belli, da poter leggere, perché ti permettono anche di cercare delle intonazioni, di cercare. Beh, insomma, non starò a spiegare perché, ma diciamo che è un tipo di lettura in cui mi sento abbastanza a mio agio. E in più, insomma, c'era questa coppia che scavava all'interno di un disagio. E l'aspetto era quello del flusso di coscienza, insomma. Era un libro che era scritto molto con queste caratteristiche, con questo di un discorso continuo, di un qualcosa che si muove continuamente, senza tregua, quindi di un pensiero, di un flusso di pensiero che continuamente si evolve, macina, macina, macina parole, macina considerazione, macina sofferenza, che parte da un modo anche, da un rapporto amoroso intenso, insomma, in qualche modo abbastanza energico, in cui i due si in qualche modo si confrontano anche nel modo di fare l'amore, insomma, va stabilendo poi dei rapporti di forza anche interno alla coppia, la distruzione dell'altro, ma tutto vissuto all'interno, insomma, è tutto più che non nell'espressione, nell'immaginario, insomma, no? In tutto come uno vive emotivamente anche piccoli fatti, piccole cose. Anche a che fare con, non dico con la pazzia, ma con un disturbo in qualche modo, no? Della personalità. Però se noi andiamo a fondo capiamo che poi vengono messe sul tavolo, insomma, vengono presentate al lettore tante dinamiche psichiche che in realtà ognuno di noi un po' vive dentro di sé, no? Apparentemente siamo in un modo, ma tutto quello che si svolge, come consideriamo le parole che ci vengono dette, il valore, il peso che diamo alle parole che diciamo, il peso che diamo alle parole in generale, ai fatti, ai modi di essere, alla posizione che prende il corpo, all'espressione del viso, alla relazione con gli altri, viene tutta elaborata dentro di noi continuamente in una serie di operazioni che facciamo senza rendersene conto, in maniera inconscia. Tutta una serie di sensazioni sottili scatenate anche da un piccolo fatto occasionale, insomma. E di fronte a queste, poi, insomma, alla fine, questo rapporto di coppia che lui ha, insomma, nella sua fase anche sensuale, fisica, poi trova uno sbocco anche di tipo liberatorio, in qualche modo, no? Si risolve. E quindi una dimensione che io trovo interessante, insomma, c'è anche un bell'uso del linguaggio, insomma, no? È una lettura che dall'inizio alla fine non ti dà tregua, no? Come certe composizioni musicali, no? Certe toccate, certi preludi, certe forme che iniziano e evolvono continuamente senza darti un attimo di respiro, no? Non c'è una forma, c'è un andare del pensiero, della musica, dall'inizio alla fine, in maniera rapida, veloce. Mi viene in mente l'ultimo preludio di Chopin, per esempio, no? In cui si arriva alla fine rapidamente, ma tutto d'un fiato. Ecco, così questo libro, no? È un libro che ti porta a una lettura veloce, tutta d'un fiato, per arrivare alla fine. Soltanto l'ultima pagina, insomma, le ultime pagine sono un attimo, un momento di riposo, ma quasi senza intervalli. È un andare libero del
del pensiero, della mente, che ha bisogno di questi percorsi. Allora, questo credo anche rappresenti una certa difficoltà nella comprensione o nella lettura. Secondo me, però, ascoltandola questa lettura, si capisce meglio che non leggendola. Diventa più digeribile e c'è un piacere che si prova anche nell'orgia delle parole, piacere anche per l'orecchio, secondo me, insomma, no? Questa parola che in qualche modo diventa anche musica, diventa anche musica. Questo fiume che sbocca, un fiume di rabbia, bicchiere che trabocca di rabbia. La storia non ve la racconto perché è banale, la capirete, poi la potete trovare in quelle due piccole recensioni che in qualche modo si riprendono il risvolto di copertina. Lo scrittore è uno scrittore libanese che poi vive in Brasile e che ha abbandonato presto la letteratura, ma peccato perché era arrivato, secondo me, a un punto di grande interesse. Seguendo le orme, insomma, io penso anche di Joyce, insomma, in questo libro, a modo suo, evidentemente. E, vabbè, buon ascolto per chi ha voglia di ascoltare questo libro, che si esaurisce nel giro di poco più di un'ora e mezza. Un saluto.